Questa sarà l'introduzione del video, ovvero la fine della camminata. Avrei dovuto fare l'introduzione prima di andare a camminare, invece faccio l'introduzione del video tornato da camminare, quindi mi vedete così perché insomma avevo il cappello, quindi sono pettinato veramente bene, devo dire, no? Ora mi sto facendo una bella pedalata per cercare di sciogliere un po' i muscoli. Quindi sono veramente soddisfatto della camminata di oggi. Ho fatto la mia prima vetta e la vedrete in questo video. Quindi non vedo l'ora di farvi vedere in che posto meraviglioso mi ha portato il mio amico Rossano. Quindi mi raccomando, continuate a vedere il video. Iscrivetevi al canale, è molto importante. Abbiamo fatto tappa qui dal signor Ghinoi per un buon caffè. Eccolo! Ma dove vi abbiamo portato questa mattina? Ve l'avevo detto che il mio 2020 partiva con i buoni propositi e così è stato. Questa mattina siamo in alto, come vedete dalle immagini, siamo sempre più in alto, come diceva il grande Mike. E va bene. Ah, che bell'aria, ragazzi. Vorrei farvela sentire, ma in video purtroppo non si sente. Ma per chi è abituato a fare queste cose, e io ovviamente no, ma dovrò abituarmi perché è una figata pazzesca. Insomma, per chi è abituato sa di cosa parlo. Quest'aria qui, questa calma, questo silenzio, vedete? Che ve lo dica a fare? Già lo sapete. Ne è valsa la pena, guardate che paesaggio magnifico si vede da qui, guardate, guardate, sembra di essere un altro mondo, guardate che bellezza. Si vede delle vette innevate, si vedono bene. Temevo di non farcela, ma devo dire che Rossano era pronto lì a spronarmi, veramente mi è valsa la pena. E per ora è tutto da questo magnifico panorama. Quello è il famoso Pizzo d'Uccello, una delle vette più importanti. Quello là? Della Quane. Sì, sì. Pizzo d'Uccello? Sì, 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 sì. Eravamo proprio lì.
facciamo una piccola pausa a caffè. Buongiorno. 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 Siediti lì e riprendi là. Ha portato a scarpinare. Sì, sì, sì. L'altro giorno c'erano due ragazzi che hanno detto che erano di rientro da una settimana in Trentino. Ha detto un piano. Sono andati a far trekking. Sì. Ha detto la pista di sci da fondo. Una lingua. Quindi, okay. Tutto verde, fiori. Sì, no, dappertutto, ma anche in alto, in certi posti forse un pochino di più, ma... Quindi si può dire che le temperature sono aumentate e si vedono gli effetti, ma comunque certo, vada. Ma certo. Pedro, padrone, vieni. Eccolo. Ciao. Che bello che... È un pastore lui. Sì, è un pastore apuano. Sarà un po' più del Caucaso, grazie, perché lo vedo talmente grosso. Meticcio apuano. È un bel cagnone, Ho fatto una domanda a Rossano perché giustamente mi sta dando un po' di delucidazioni. La mia domanda è stata: queste strisce qua, bianche e rosse, cosa sono? Chi non conosce bene la montagna giustamente se lo chiederà, come me lo sono chiesto io. Segnalano che siete su un percorso del CAI, Club Alpino Italiano. Quindi, dove vedete le strisce bianche e rosse, sta a segnalare che siete su un sentiero del CAI. Che meraviglia, ragazzi, sono contento quest'oggi di essere qui, quindi dico grazie a Rossano, che ora non mi sta sentendo, non finirò mai di ringraziarlo per avermi portato qua. Vedete, piano piano molliamo il divano e ci diamo a delle sane camminate, e Rossano mi sta facendo scoprire un mondo, tutto un mondo meraviglioso, quindi dico grazie. Lui non mi sente perché è un pochino più avanti, ma lo vedrà nel video quando farò il montaggio. La mente si libera da tutti i pensieri. Aria buona. Carrara, non dimentica. In memoria della Shoah, queste sculture in questo spiazzale per non dimenticare.